Ci risiamo. Buona parte dell'affezionato pubblico del GF VIP 7 sta tappezzando i social di richieste di squalifica in tempi rapidi di Mykolyn Korvaja. Motivo? Prima della diretta in prime time su Canale 5 del reality show, la ragazza, sorella dell'influencer Clizia Korvaja, mentre si stava truccando in bagno innanzi allo specchio se ne è saltata fuori a canticchiare. Faccetta nera. Per chi non lo sapesse, si tratta del brano scritto da Renato Michele nel 1935 durante la propaganda fascista. Soltanto 3 anni dopo sarebbero arrivate le funeste e ignobili leggi razziali. In particolare, Faccetta nera fu pensata per celebrare la colonizzazione dell'Abissinia, l'attuale Etiopia. Con la canzone Giovinezza, è il brano più noto del ventennio che vide a capo del paese Benito Mussolini. Su miliardi di canzoni che sono state scritte nella storia, proprio Faccetta nera doveva intonare Mykolyn? Questo è il ragionamento di molti telespettatori. In tanti hanno usato toni assai più duri in merito al canticchio di Mykolyn. We'll be right back.